Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Dopo, possiamo dire, 3 anni, ho qui che mi è venuto, diciamo, a ritrovare il carissimo amico scrittore, non solo, Aldo Penna. Ciao, bentrovato Aldo. Carissima, ciao. Allora Aldo, noi ti abbiamo visto qua in una veste passata, che lo sei tuttora, sì. Di scrittore, faccio un'anticipazione per quello, insomma, che in questi 3 anni magari qualcuno si è perso. Hai scritto dei libri molto belli, hai questo tuo personaggio Gaetano Flores che è molto seguito su Facebook, che in realtà, cioè, una cosa un po' atipica, che un personaggio di un libro si iscrive a Facebook e risponde ai suoi lettori. Esatto. E poi, insomma, io ricordo anche un passaggio che ti avevo fatto nella nostra vecchia intervista, quanto tu ti, diciamo, ti integravi in questo personaggio, che era una parte, cioè, sì. Questa cosa un po' mi inquietava, certo, certo. Ti dico onestamente. Invece lasciamo un attimo e magari la riprendiamo in chiusura, certo, della nostra intervista, diciamo, la tua attività da scrittore. Siamo post amministrativa a Palermo, sì. Tu eri candidato col Movimento 5 Stelle, designato assessore. Sì. E sappiamo come sono andate, sì. Insomma, Orlando si è riconfermato, insomma, a Palazzo delle Aquile. Un tuo commento a caldo? Sì, io credo che ci sia stata una grande incapacità di guardare realmente come stanno le cose, perché io posso riconfermare in pieno quello che ho scritto esattamente 5 anni fa a commento della vittoria di Orlando, che io, ripeto, ho votato forse 3 o 4 volte. E come allora, l'indomani di quella data, ho scritto una serie di articoli a commento delle vicende della raccolta dei rifiuti, del verde in città, della viabilità, ed erano tutti di plauso a questa speranza che si stava manifestando. Orlando era la speranza dopo 10 anni di oscurità, questa era la semplificazione. Oscurità, ricordiamo, oscurità, il momento storico legato a Forza Italia. Ai 10 anni di gestione di Cammarata o di galleggiamento di quell'amministrazione. Certo, se dovessimo, e lo possiamo fare, guardare cosa è successo in questi 5 anni, sono successe delle cose un po' strane. Prendiamone una a caso. La raccolta differenziata, per cui noi subiamo continue condanne dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano. Tieni conto che la normativa nazionale impone ai comuni già da anni di raggiungere il 65% della differenziata. Orlando, quando ha preso, si è fatto carico 5 anni fa della gestione di questa città, dopo 10 anni si diceva, e lo diceva lui, lo ripeteva ad ogni piè spinto, di oscurantismo, ha colto e ha preso nelle mani una città con l'8% di differenziata. Oggi, dopo 5 anni, quindi la metà del tempo scuro, noi ci ritroviamo con l'8,1% di differenziata. E allora io mi chiedo, cosa è successo? Avevamo ancora il tempo scuro che si è prolungato? C'era Orlando? C'era Cammarata? Perché non mi spiego come i baldi e vigorosi propositi dell'indomani del 2012 si siano poi, sui fatti concreti, alla fine, si siano delineati in questa maniera. Cioè, la differenziata, per farla breve, ci sono 5 step in città. Il primo l'ha attivato Cammarata, che interessa circa 100.000 abitanti. Del secondo step, ma ce ne sono altri 3, è stato semplicemente attivato un piccolo gradino di 10.000 abitanti. Quindi in 5 anni la differenziata a Palermo non è aumentata ed è avanzata come popolazione interessata di qualcosa di insignificante. Che cosa è successo, io mi chiedo? Qui si evince, naturalmente, faccio un passaggio, diciamo, sì. Poco fa hai detto, io l'ho votato Orlando, ma almeno sì, 3 volte. Non me ne pento, sì, cioè, una forte delusione si evince da parte tua. È uno sconforto, io non sono neanche deluso, sono sconfortato, davvero allargo le braccia di fronte alle evidenze, perché qualcuno potrà venire a raccontare che non è vero, che questa raccolta differenziata non si è attivata perché c'erano i sabotatori o la raccolta differenziata. Comunque, di fatto ci sono delle zone della città che, insomma, un po' a macchia di leopardo, diciamo, che sono più quelle che non c'è la raccolta differenziata che quella che c'è. Ma diciamo, a parte questo, cioè, quindi a parte il dato della differenziata, io invito, ma come i cittadini, la gente lo sa, a scendere per strada e guardare sotto i propri marciapiedi.
C'è un piano dello spazzamento che è stato pubblicato, anzi, facciamo un salto indietro. Qualche anno fa, dietro la nostra sollecitazione, è stato detto: guardate che il piano di spazzamento che avete pubblicato non risponde al vero, perché voi dite che in questa strada si dovrebbero spazzare 2 volte alla settimana, non è così. La risposta che è stata attivata è togliere il piano dello spazzamento dal sito web della RAP. L'hanno quindi oscuriamo e quindi abbiamo risolto finalmente il problema alla radice. Con la terzo, col secondo presidente della RAP, con l'attuale presidente della RAP, è stato ripubblicato un piano dello spazzamento, ma limitato a 2 circoscrizioni. La prima, il centro storico, e l'ottava, quella in cui noi insistiamo, che sarebbe il quartiere Libertà e Monte Pellegrino. Ebbene, ci si aspetta che almeno in queste il calendario dello spazzamento potesse essere applicato rigorosamente, che quindi se io vado a vedere nella mia strada via Vattelapesca, 2 volte alla settimana mi metto lì, chissà quando mi spetterà, e quindi ma 2 volte io lo vedo, e quindi i marciapiedi li vedrò puliti, la strada la vedrò pulita e così via. Non è vero, non è così, ed è palesemente diciamo smentita dai fatti. Quindi, nonostante abbiano fatto questo, lo spazzamento, attenzione, la differenziata è un'operazione complessa, per cui ci vogliono i raccoglitori, una disciplina, una comunicazione, ma lo spazzamento lo fa la gente qualsiasi, se lo fa sotto casa propria, a volte puliscono al posto degli spazzini. Palermo ha 400 operatori per la nettezza urbana, tanti quanti ne ha Torino, che ha 300.000 abitanti in più. Questo ci fa portare a riflettere anche su un fatto culturale nostro, quanto insomma anche un fatto etico e sociale. Diciamo che noi abbiamo anche questi, siamo un grande popolo, ma abbiamo dei limiti anche di responsabilità individuale, perché andiamo fuori, siamo tutti molto precisi. Però sono in disaccordo, perché questo è un luogo comune che spesso ripete il sindaco, che ripetono i suoi assessori, e che suona di responsabilità di calare o di rivestire di responsabilità dello sporco che in città c'è i cittadini e assolvere la RAP. Allora, i cittadini palermitani sono qualche piccola pecca, sì, cioè, sì, diciamolo. Sì, però io dico, guarda, allora, in città dove che ho avuto così l'avventura di visitare in tutta Europa, Edimburgo, Monaco di Baviera, a volte la mattina, persino Istanbul, la mattina, certe volte alle 6 del mattino c'erano tappeti di bottiglie, perché i ragazzi non erano evidentemente quei corretti cittadini che noi ci saremmo aspettati dai nord europei. Eppure mezz'ora dopo non c'era più nulla. Gli operatori locali assolvevano il loro compito. Quando si sporca per distrazione, per intenzione, per maleducazione, ma c'è un servizio efficiente di rimozione, si cancellano gli effetti. Quando invece c'è tutto quello che abbiamo detto, ma non c'è il servizio di rimozione, significa che la mia diseducazione o maleducazione si perpetua nel tempo fino a diventare gigante. Allora, naturalmente da quello che capisco, che poi ti vorrei fare una domanda, ma il Movimento 5 Stelle si dava, insomma, tra i papabili che entravano nell'amministrazione della città. Poi c'è stato un momento di scoraggiamento, che sappiamo ci sono stati degli scandali a livello regionale, che questo secondo te quanto hanno influito? Ma io credo, a parte questi scandali, poi casomai ne parliamo, ma io credo che su Palermo ci sia stata una, come dire, una grande illusione, anzi una paura e un'illusione. Da un lato c'è stata la paura del ritorno di Cuffaro, che ha avuto la sventura di proporsi amico di Fabrizio di Ferrandelli. Ferrandelli, ed è stato utilizzato naturalmente dal sindaco attuale, che è molto abile. Quindi, a farlo. Scusami se ti interrompo, secondo te questo, diciamo, ha un po' abbassato insomma, il potere? No, questo ha aumentato la gente per timore, come quando dice... c'è un momento, c'è un assalto. Allora, questo no per questo. Sì, per no, e c'è paura del ritorno, sta arrivando. Il ritorno. Quindi, diciamo, è stato negativo secondo te questo? Sì, abbondantemente, perché ha identificato Ferrandelli come il timore del ritorno di Cuffaro. Quindi del vecchio, della vecchia, insomma, diciamo, situazione passata.
E quindi ritornando al fatto di Movimento 5 Stelle, secondo me. Forse noi non siamo riusciti a comunicare quanto avremmo potuto gestire meglio questa amministrazione. Ma da quello che capisco, insomma, non vi siete dati per vinti, cioè nel senso ora sta. Ma io penso che nessuna forza politica, quando si danno per vinti, si estinguono. Quindi, insomma, abbiamo una speranza che, insomma, un occhio vigile sulla differenziata ci sarà. E io penso che tutto quello che è stato, diciamo, elaborato e sintetizzato nel programma e di cui ci siamo fatti portatori, assolutamente, certo. Tra l'altro nel programma abbiamo parlato anche a telecamere spente, c'erano anche altri argomenti importanti come gli incendi in Sicilia, anche il Parco della Favorita di Palermo, sì. Insomma, anche un occhio attento al verde. E il verde è l'altro grande deficit di questa amministrazione, anche lì. Noi abbiamo avuto agli inizi della gestione Orlando due buoni assessori, uno è riuscito, diciamo, per poco tempo a esserlo, perché poi gli è subentrato il professor Raimondo, con cui si è inaugurato una stagione di collaborazione con i cittadini. Noi come associazione l'abbiamo cercato, riceveva i cittadini di tante associazioni ed ha partorito uno strumento che è poco noto e che le passate amministrazioni, nell'attuale appena uscente, ha attivato, che è il regolamento per l'affido del verde. Sotto questa dicitura che cosa si nasconde? Si nasconde quello che è in uso in tante altre città italiane, cioè la possibilità per privati, associazioni, aziende e condomini, ci sono, di gestire uno spazio verde, diciamo, inerente, diciamo, al loro raggio. Il loro raggio, ma anche di dimensioni un po' più, diciamo, grandi, non solo legata alla propria strada. Sì, ma anche nelle vicinanze, per prenderlo in carico e attraverso la loro cura restituirlo ai cittadini per l'uso pubblico. Questo purtroppo non è stato, mentre sarebbe dovuto essere propagandato, non lo è stato a sufficienza. E noi su questo vigileremo perché lo sia. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, credo che tu sul web, insomma, dai la possibilità di comunicare con te, anche il cittadino può comunicare, basta andare a cercare appunto Aldo Penna, ci sono tutta una serie di iniziative che fate voi in città e possono, un cittadino comune può venire a partecipare, diciamo, anzi più sono dando io voce. Penso che se i cittadini conoscessero questo strumento probabilmente lo attiverebbero, perché quante volte il cittadino, guardando uno spazio abbandonato, soprattutto nella cintura periferica, che è stata proclamata come una delle attenzioni future, quante volte, diciamo, si è chiesto: me ne occuperei quasi io, visto che non vedo nessuno che se ne occupa. Ebbene, possono in realtà farlo. Anche per hobby, anche, sì. Diciamo, è brutto dirlo, una battuta, che per ora c'è una piaga sociale non indifferente di questi prepensionamenti che sta facendo uno sterminio. Certo. Potrebbe occupare essere un tempo interessante, sì. Magari, insomma, fare venire anche nuove idee, rispettare il verde. Poi la c'è la tematica città. Dei parchi abbandonati, ma quella, se vuoi, ne parliamo. Allora, Aldo, siccome il tempo purtroppo è nemico, io ti avevo detto 3 anni fa, spero che non passino altri 3 anni per averti qua in studio, io ti invito prima che finisca l'anno, perché io voglio vedere tu che sei sul territorio, io vengo a controllare te. Sì. Che io ti aggiorno sullo stato dell'arte. Esatto, insomma, quelle mail nascoste che mi mandi, sì. Vediamo a parlare, vediamo che cosa sta facendo questa amministrazione, voi come. E allora io premetto, io mi auguro che faccia bene. Perché, ma ce lo auguriamo tutti. Perché io non appartengo a quella categoria che si augura il male gioirne. No, ci auguriamo il bene della città. Purtroppo, guardando questi 5 anni, devo dire che sono molto scettico. Allora, Aldo, qua purtroppo ci dobbiamo salutare. Un passaggio velocissimo, quando è che ritorna Gaetano Flores? Allora, Gaetano è al lavoro, devo dire, perché sta scrivendo le sue riflessioni, è molto controverso. Perché noi aspettiamo le nuove crisi psicologiche, ha incontrato nuova gente, naturalmente. Ma si è fidanzato? Si è fidanzato quasi. Ecco, allora. Ma non del tutto. Allora aspettiamo. Ah, ecco, la novità è che ha conosciuto una donna un po' più grande di lui, e questo lo mette in difficoltà.
Quindi, è abituato ad avere fidanzato un po' più giovani. Allora, non vediamo l'ora di poter leggere le nuove avventure di Gaetano Flores, possibilmente in cartaceo, così mi trovo un autografo tuo e di Gaetano Flores, così magari leggo questa nuova fidanzata un po' più grande che ci incuriosisce. Lo affascina, però gli brillano gli occhi, di riflesso ci fa ben sperare. Allora, grazie, grazie e a presto. Grazie a voi. Grazie e buon proseguimento dei nostri programmi.